In questi 100 anni lo schiavo è rimasto sveglio dal punto di vista spirituale e in guardia, e ha continuato a ricordarci di fare lo stesso. Ma qualcuno potrebbe dire, è vero, negli ultimi 100 anni però, a volte è stato indicato un anno o un periodo in particolare, ma la fine non è venuta allora. Ma immaginate di avere un cane da guardia. A notte fonda il vostro cane comincia ad abbaiare, voi vi alzate e non c'è nessuno. Fate fuori il cane? No, ha semplicemente fatto il suo dovere. In modo simile, cercate di capire che lo schiavo fedele, a volte, preso dall'entusiasmo, ha detto cose che possono aver deluso qualcuno. Ma ricordate che il ruolo dello schiavo fedele e saggio è quello di nutrirci e aiutarci a rimanere spiritualmente svegli e in guardia. Salve amici, il canale ha trovato questo video nell'archivio e quindi voleva condividere con voi quest'idea, volevo analizzare il punto del signor Jeffrey Jackson, seguendo il suo esempio schiacciante. Mi soffermerò su dottrine e su speculazioni. Tutti quelli che conoscono bene questa organizzazione sanno che molte persone sono state influenzate, hanno fatto scelte di vita a causa di questo entusiasmo dei membri del corpo direttivo. Quindi innanzitutto, prima di tutto, dare un consiglio, se magari potrà servire, al corpo direttivo, e mettere in guardia anche tutte le persone che ascoltano le parole dei membri del corpo direttivo. Buona visione, sentiamo gli esperti che cosa hanno da dire. Super bentornati sul mio canale, io sono Cecilia di fashiondogitalia.com e di corsodicucinapercani.it e in questo video voglio parlarvi di un problema molto molto comune tra i proprietari di cani, ovvero il cane che abbaia e quindi come farlo smettere. Cosa potete fare per far smettere il cane, per insegnare al cane che abbaiare non è buona cosa, soprattutto per il padrone e per il vicinato. In questo video appunto vi parlo di 6 modi per far smettere il cane di abbaiare. La prima cosa da fare è ignorare il cane quando abbaia perché vuole attirare la vostra attenzione. Se voi date attenzione al cane gridando o andandogli contro, darete attenzione al cane e quindi rafforzerete quell'atteggiamento e il cane apprenderà che quando lui abbaia avrà l'attenzione da parte vostra. Perciò dovete ignorarlo. So che è difficile, mettetevi dei tappi per le orecchie, ma quando abbaia e fa il pazzo cercate di ignorarlo. Seconda cosa, non rafforzate con premi e cose positive questo atteggiamento. Ad esempio, a volte mi capita di vedere persone che hanno il cane che abbaia e decidono di lanciargli un osso, di lanciargli un premietto, così dicono magari, o il gioco, così dicono si distrae e smette di abbaiare. In realtà non è così. Il quinto consiglio è quello di essere pazienti. Infatti, se il cane non apprende subito, non dovete iniziare a gridare, agitarvi e quant'altro. Continuate a provare per almeno una quindicina di giorni. Se poi non avete risultati, vuol dire che il vostro cane ha dei problemi comportamentali molto probabilmente e perciò sarà bene rivolgervi ad un addestratore cinofilo che potrà darvi supporto e in questo caso per aiutarvi a far smettere il cane di abbaiare, addestrarlo e supportarvi in questo percorso. Spero che il video vi sia stato utile, se così è stato vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e condividere il video sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Grazie e al prossimo video da me ed Ellie che mangiucchia qualcosa qui sotto, vado a controllare. Ciao!